Buongiorno, cari scioperati. Non sapete cosa vi siete persi nella fantasmagorica lezione di latino di mercoledì 18 settembre. Bene, faremo il supremo sforzo di raccontarvelo in pochissimi minuti. Punto primo. Abbiamo introdotto il primo dei percorsi tematici che faremo su Cicerone. The importance of being rhetoric. L'importanza di essere retorici. Retorici va inteso in senso positivo, vale a dire saper ben parlare in pubblico. Vi chiederete, cosa c'entra tutto questo con Cicerone, ma soprattutto perché dovremmo studiarlo? Per rispondere a queste domande esistenziali, abbiamo visto e sentito un breve intervento di Marco Montemagno, un imprenditore digitale ed esperto di public speaking nel marketing. Che cosa vi aspettate da un amministratore delegato di una grande azienda? Certo, che sappia dirigere la propria azienda, ma che sappia anche tenere un discorso pubblico. Ma questo, cari scioperati, non è così scontato, soprattutto in Italia, dove, secondo Montemagno, non si insegna a parlare in pubblico. Perché? Perché lo si ritiene una dote innata. Per approfondire questo argomento, indubbiamente interessante per voi futuri diciottenni, abbiamo letto un articolo di un giornalista famoso per la sua chioma canuta, Beppe Severgnini. Innanzitutto abbiamo imparato cos'è l'arte retorica. È l'arte di parlare in maniera efficace e di persuadere con le parole. Non tutti sono competenti in questa disciplina, anzi, incappano in molti errori che sicuramente avete commesso anche voi. Fissare il vuoto o guardare ossessivamente un'unica persona, iniziare con voce troppo bassa o troppo alta, respirare affannosamente, cercare di essere brillanti senza riuscirci, non saper concludere il discorso e perdersi in penose digressioni. Per evitare tutto questo, basta seguire alcuni semplici life hacks. Avere qualcosa da dire e dirla in maniera chiara. Mettersi nei panni degli ascoltatori e instaurare una connessione e seguire uno schema preciso. Sì, perché un discorso non si improvvisa, si costruisce a tavolino. Finalmente arriviamo al dunque. In quello che abbiamo detto fin qui, l'arte retorica, l'importanza del public speaking, gli errori più comuni commessi da chi parla in pubblico, la costruzione del discorso, eccetera, eccetera, non c'è niente di nuovo. Perché tutto questo l'avevano teorizzato molto bene i greci, in particolare i sofisti e Aristotele, e l'avevano praticato altrettanto egregiamente gli antichi romani, in particolare il nostro Marcus Tullius Cicero.